Diciottesima puntata, la bilocazione dell'anima nei propri corpi, tratta dal libro di Tenera Amata, Al di là dello spazio e del tempo, ciò che ci attende nella vita beata. All'improvviso mi sentii dentro il ragazzino sbalordito ed immobile. Non si trattava di un incontro tra me e lui, dal momento che in quel bambino non vi era nessun altro né fuori di me. Ero assolutamente sicuro che tutti e due eravamo la stessa persona. A causa della posizione del volto del bambino, appena riuscivo a vedere attraverso dei suoi occhi, dei miei occhi infantili, e al margine del campo visivo una piccola parte del mio corpo di anziano dall'altra parte della finestra. Mi sarebbe piaciuto che il bambino muovesse leggermente la testa per guardare Tenera Amata accanto al mio corpo di adulto e al tempo stesso vedere la mia faccia attuale. Non osai comandare quel movimento secondo le istruzioni ricevute. Sapevo però che mi sarebbe stato molto facile volerlo. Tuttavia, la Tenera Amata celeste, quella che stava fuori, appariva molto più bella di quella che contemplavo nei miei occhi infantili. Che meravigliosa sensazione! Vivevo io nel mio antico corpo. E quel mio corpo anteriore, custodito fedelmente nel magazzino del tempo passato o quinta dimensione, era 48 anni più piccolo di me. La mia anima spirituale aveva preso possesso cosciente del mio antico corpo. L'opzione era affascinante, sentirmi bambino o anziano. È chiaro che non comprendevo il prodigio, ma godevo sperimentandolo. Nonostante la bilocazione, mi disse Tenera Amata, continuo in contatto spirituale con te. In questi istanti di paratempo, la tua unica anima si trova ad animare coscientemente i tuoi due corpi. Non ti suggerisco di farne la prova, poiché è difficile per i viatori comandare in un corpo ed essere recettore nell'altro. È come se la mia unica anima si fosse reincarnata nel mio corpo di bambino, vero? No. La bilocazione e la reincarnazione sono due cose diverse. Quest'ultima significa, secondo quanto vedo nella tua memoria, che un'anima umana venga ad animare esclusivamente un altro corpo diverso da quelli che possedete in questa vita terrena. La bilocazione, invece, è l'attuazione cosciente di una stessa anima spirituale in due luoghi diversi allo stesso tempo, oppure in due spazi-tempi differenti. Tu non ti sei reincarnato nel tuo corpo di bambino perché è la tua propria carne. La tua anima non è trasmigrata da un corpo ad un altro diverso, ma sta animando due corpi tuoi distanti nel tempo. Inoltre, la metempsicosi o reincarnazione è una teoria erronea. L'anima mai si rende indipendente dal suo organismo integrale. Quindi è impossibile che si reincarni ciò che mai si disincarna. Dopo ti spiegherò anche cosa consiste la morte. Allora, era affascinante la mia bilocazione. Mi sentivo bambino ed anziano alternativamente, simultaneamente. Le esperienze della mia infanzia cercavano di rompere con tutta la loro carica emotiva nella mia coscienza, ma in un modo naturale, senza conflitto psicologico. Nella mia mente presto incominciarono a sorgere ansiose cose vissute nella mia infanzia. Esplorai senza difficoltà il mio cervello di bambino. Non capii come, ma notai che in contrasto con la mia esperienza attuale, i centri nervosi della memoria contenevano delle immagini disordinate, anziché riflessi condizionati. Ciò mi dimostrava che i miei antichi atti di esistenza persistevano cronologicamente conservati negli spazi della quinta dimensione. Aveva ragione la mia amata maestra. Di nuovo sentii, perché lì stavano freschi e con desiderio di affiorare ne nella coscienza, molti ricordi che nell'età matura mi si erano cancellati. L'immagine di mia nonna, con la sua bontà ed energia, quella di mia madre, giovane allora, attiva, avvezza al soffrire, fedele nell'adempimento del dovere, triste per la sua prematura vedovanza e fiduciosa per il mio avvenire. Erano immagini calorose e vitali per la recente origine. Tutto ciò mi procurava delle sensazioni nuove e molto gradevoli. Il ricordo in sé era diverso dalla coscienza di stare a viverlo una seconda volta. Era differente anche dalle fantasie del sogno. Forse rassomiglia, sebbene mai ne ho avuto l'esperienza, alla sensazione di essere già stato in un luogo che si vede la prima volta. Probabilmente molti fenomeni parapsicologici avranno spiegazione dalla perennità degli esseri nella quinta dimensione. Forse Dio permette, per ragioni che lui sa, che certi mortali visitino il passato o il futuro
ed in un certo qual modo operano su di essi. Sarebbe allora il caso della precognizione e della conoscenza del passato altrui. In questa indimenticabile bilocazione, la mia anima faceva delle comparazioni e delle deduzioni. Nonostante stavo vivendo al ritmo di bilionesimi di picosecondo. Aveva ragione la mia bella amica. L'anima umana per se stessa si trova libera dal trascorrere degli spazi-tempi e dall'organismo che essa sta animando consostanzialmente. Teneramata mi disse poi che rimasi appena alcuni a 100 milionesimi di picosecondo nel mio corpo di bambino, ma a me sembrarono ore. Non vi è dubbio che le idee di passato, presente e futuro sono prive di realtà oggettiva. Esse sono dovute al punitivo legame della coscienza umana col momento attuale che segna l'orologio. Esplorare le mie conoscenze infantili erano molto scarse, timide ed erronee. Ah, se lei mi avesse permesso di informare il mio cervello infantile dei tanti riflessi condizionati che ho adesso, dell'essenza di quanto ho studiato, ma lei mi aveva avvertito e dovevo solamente osservare come spettatore che non operassi sul mio corpo infantile. Risultava tanto facile attuare su di esso. Mi rendevo perfettamente conto. In un attimo avrei potuto infondergli formule, leggi scientifiche, abitudini, abilità. Chissà se avviene così nei bambini prodigi. Quel ragazzino era ansioso di conoscere delle verità. Percepivo io, anziano, i suoi difetti acquisiti. Mi sarebbe stato tanto facile aiutarlo. Se almeno lo avvisassi dei tanti pericoli, lo prevenissi di tante illusioni. Ma no, lo avrei fatto diventare un bambino vecchio. Gli avrei ammazzato molti sogni, belli, gli avrei tolto slancio nelle sue imprese. In quel momento io, il vecchio, percepivo il suo ingenuo amore verso Teneramata. Che prodigio sentire in tutta la sua veemenza quella passione rediviva, così violentemente contraddittoria, allo stesso tempo dolce e tragica, tenera ed esplosiva, stagno e vulcano. Tornavo io a sperimentare la mia voglia di vivere, la mia brama di sapere e di arrivare a tutto, ma si capisce senza andare a scuola. Questa bilocazione fu, nella mia acciaccata età matura, una tonificante trasfusione di vitalità infantile. Ringrazia il nostro Dio, disse Teneramata, per averti dotato di un'anima spirituale e non soltanto di organi materiali incapaci di bilocarsi. Sì, risposi al tempo stesso che sentivo una forte tentazione di comunicarmi intellettualmente al mio corpo infantile. Naturalmente lei si rese conto e mi esortò perché non lo facessi. Ma la mia imprudente curiosità, come quella di Adamo ed Eva, e feci un atto di impero sul bambino immobile. Gli domandai: chi sei tu? Incominciavo appena a notare la rivoluzione cerebrale che gli produsse la domanda, quando immediatamente Teneramata mi tirò fuori dal mio corpo infantile. Mi sentii di nuovo anziano accanto alla mia celeste amata, ancora sul marciapiede di fronte alla finestra. Perché lo hai fatto? Mi chiese con affetto ma con un certo dispiacere. Non dovevi influire coscientemente sul tuo corpo di bambino. Non capisci che questo si ripercuoterà su tutte le fasi del tuo corpo integrale ed eterno? Avrei dovuto supporre che ti saresti contagiato di infantilismo. Ma oramai sono vecchio e ciò che ho fatto adesso nel mio corpo bambino non mi ha disturbato finora. Mi dice il nostro Dio, unito sempre a me per gloria essenziale, che io dovrei condurti alla tua adolescenza affinché tu possa vedere come influì in qualche cosa, sia pur leggermente, questa temeraria domanda nella tua vita. Mi sentii pieno di confusione come un anziano disobbediente che è affetto di complesso di adolescentismo impulsivo. Il nostro Dio aggiunge, continuò Teneramata, che questa domanda che hai fatto al bambino ti causò un lieve sdoppiamento della tua personalità, il quale, pur senza gravi fastidi, ti turbò un po' nella tua conoscenza. Ricorda, non ti ricordi che ti domandavi chi sono io e che osservavi te stesso cercando la causa di una tale strana e imperiosa domanda? È vero, i colpi della vita me ne ero dimenticato, perdonami. Infatti ricordai che, essendo giovane, leggevo Il discepolo di Paul Bourget per vedere se trovavo la causa di quel leggero ma molesto sdoppiamento della mia personalità. Con quanta ragione Dio ci tiene rinchiusi dentro le transenne dello spazio-tempo del momento attuale? Perché se ci lasciasse vagare a piacimento nostro nel complesso labirinto delle onde temporali, ci danneggeremmo noi stessi fino al disastro. Non vi è dubbio che la materia, l'energia, lo spazio, il tempo e l'eternità creata sono dei
complicatissimi meccanismi, dei quali soltanto osserviamo e comprendiamo il loro aspetto esterno senza poter capire gli intimi meccanismi.